Lo abbiamo ripetuto più e più volte. Questa è una grande annata per i simulatori di calcio. Se da una parte PES 2017 continua in modo deciso il suo processo di crescita, presentando finalmente un gameplay rifinito ed efficace, FIFA 17 risponde con un gioco incredibilmente solido e completo, inarrivabile sul fronte della quantità di contenuti, che senza nascondere troppo le ambizioni punta ancora una volta a sbaragliare la concorrenza. Come accade puntualmente ogni anno, in questo periodo si scatena quindi la diatriba su quale dei due giochi sia più bello, più riuscito, più realistico. Forse è più lecito chiedersi quale dei due simulatori calcistici sia più adatto ai propri gusti di videogiocatore, cercando di trovare il titolo che più soddisfa le esigenze del singolo. La guerra quindi non esiste. Se preferite PES 2017 a FIFA 17 è semplicemente perché quel determinato stile si avvicina più alle vostre necessità. Cerchiamo quindi di capire quali sono le caratteristiche principali delle due produzioni, per individuare la tipologia di giocatore a cui sono più adatte. FIFA 17 si è presentato con un'edizione davvero potente, sia dal punto di vista ludico sia per quanto riguarda la completezza dell'offerta. Il calcio di EA punta forte su un comparto grafico quasi completamente rinnovato grazie al Frostbite 3, che ha aiutato molto ad alzare il livello di dettaglio ed in particolare ad incrementare il numero di animazioni, che ora rendono il gioco incredibilmente più fluido e variegato. Dall'altra parte della barricata c'è Konami, che ha fatto passi da gigante in questi ultimi anni, riuscendo a riavvicinare una fetta di community che si era sentita abbandonata con le precedenti edizioni. Dal 2015 invece la tendenza è decisamente cambiata e il brand di Pro Evolution Soccer ha subito un netto miglioramento. Il Fox Engine ha permesso di raggiungere in questi anni ottimi risultati, culminando in un'edizione 2017 che visivamente è dell'incredibile. Se cercate un riscontro visivo diretto con il calcio che tutti conosciamo, PES è la scelta giusta, volti incredibili e fisicità dei giocatori riprodotti in maniera quasi impeccabile, al contrario di FIFA 17, che continua ad adottare uno stile grafico che seppur efficace è ancora lontano dal realismo. Il confronto dal punto di vista tecnico, FIFA 17, lo vince per quel che riguarda l'atmosfera generale, costruita grazie ad una riproduzione eccellente degli stadi e di tutti gli ambienti che ruotano attorno ad essi. Il lavoro sull'illuminazione garantito dal Frostbite è impressionante, così come lo è l'impianto sonoro che accompagna ogni partita. Eppure durante le esultanze e close-up non c'è storia, PES è ancora una spanna sopra. Lo stile di gioco di FIFA è quello classico della serie, quindi con un livello di velocità e frenesia notevolmente ridotto rispetto a Pro Evolution Soccer. Il tutto stimola un gameplay più tattico e ragionato rispetto a quello del rivale, permettendo di realizzare azioni che sembrano essere state disegnate con il goniometro. A questo si aggiunge il nuovo Physical Play, tramite il quale riuscirete a sfruttare in maniera concreta la fisicità dei vostri giocatori, siano essi attaccanti o difensori. Anche questa opzione permette di allentare i tempi di costruzione dell'azione, difendendo la palla e lasciando che i propri compagni prendano possesso degli spazi, per cercare poi un passaggio vincente. Rispetto al rivale, insomma, FIFA 17 è un prodotto meno istintivo, che propone peraltro un maggior ventaglio di possibilità per quanto riguarda la concretizzazione delle azioni. PES 2017 sembra invece voler mantenere almeno un briciolo di quell'anima arcade che nei suoi anni d'oro lo rendeva così indispensabile nelle sfide tra amici. Il gameplay di Pro Evolution Soccer è stato rafforzato con feature che arginano velatamente la frenesia dello svolgimento del gioco, per favorire quel pizzico di realismo e gestione in più che certamente non guasta. Il tutto per fortuna non eclissa completamente la vera natura del gioco. Cercate di capire quindi se preferite il realismo marcato di FIFA o questo pizzico di impulsività che ancora caratterizza il calcistico Konami. I limiti più grossi del titolo in ogni caso rimangono ancora un look acerbo dei menu e modalità davvero poco accattivanti. Nonostante il gameplay di FIFA 17 viaggi su buonissimi livelli, però, non è qui che il titolo stupisce d'intriga. Il segreto, la mossa vincente, risiede tutto nelle modalità. Il comparto offline è semplice ma rifinito e ben strutturato. The Journey si è rivelata un'ottima intuizione sapientemente concepita e suscita già molto interesse per le versioni future, mentre la classica carriera è sempre più condita da dettagli ed aggiustamenti che rendono ogni partita o sessione di mercato unica. È indubbio infine che la questione licenze giochi un grosso punto a favore di EA. Nonostante quest'anno sia in qualche modo aggirata grazie ai file opzioni, importabili solo su PS4 e dalle squadre premium, per gran parte dell'utenza il fastidio rimane comunque percepibile. In tutto questo, probabilmente proprio per i ritmi delle meccaniche di gioco, nelle sfide uno contro uno, quella di PES è ancora la proposta migliore che il genere ha da offrire. Al netto di una modalità My Club in cerca di un'identità ben definita, durante le singole sfide online o nelle serate fra amici, quella presentata da Konami è un'esperienza di gioco divertente, frenetica ed emozionante. Non mancheranno insomma i pomeriggi passati sul divano a farsi la guerra sul campo da gioco, piuttosto che scontri all'ultimo sangue online. È qui che Pro Evolution Soccer dà il meglio di sé, anche se gli manca una struttura capace di reggere sulla lunga distanza, incanalando e stimolando gli sforzi dei giocatori.
Speriamo che questa possa arrivare in futuro, ma intanto se siete in cerca di partite, mordi e fuggi e magari non avete tempo da dedicare alla costruzione delle rose, PES 2017 fa il caso vostro. Non per questo l'offline è da buttare, siate però consci del fatto che le modalità hanno ancora dei limiti strutturali, che con il tempo potrebbero annoiarvi. Purtroppo il gameplay non basta, bisogna costruire attorno una struttura efficace e sotto questo punto di vista PES è ancora un cantiere aperto. PES 2017 o FIFA 17? Probabilmente è solo una questione di gusti. Siamo di fronte a due giochi che interpretano il calcio in maniera estremamente diversa. Potrà sembrarvi un discorso politically correct, ma è davvero così. Speriamo con questo video di avervi aiutato a capire le caratteristiche delle due produzioni e speriamo anche che la tensione agonistica che si respira ogni autunno sul mercato possa continuare a portare questi benefici. Osservandosi e studiandosi, i due concorrenti possono trarre spunto per migliorarsi, presentandoci produzioni sempre più complete.